Je m'appelle Jacopo Montegrandi, je suis volontaire auprès du Chenil du Val d'Aoste. Moi je m'appelle Hervé Domenighini, mon activité depuis 2006 c'est Skinal. Mi chiamo Fabrizio Bic, per colpa di un incidente stradale sono rimasto paraplegico. Je suis Fabio Porliò, j'ai 35 ans et je suis styliste. Je m'appelle Jacopo Montegrandi et je suis volontaire auprès du Chenil du Val d'Aoste depuis 10 ans. Ici, on est avec Dylan. Il s'agit d'un chien qui est maintenant il a 10 ans et il est assez malade. Et donc, pour lui, la possibilité de sortir est très importante puisqu'il y a des problèmes au cœur. Et donc il doit faire beaucoup d'activités. Andiamo Didi. En tant que volontaire, je m'occupe de sortir les chiens en promenade, de faire des activités avec les chiens. Les chiens comme lui, ils auront peut-être pas la possibilité d'être adopté, puisque en étant vieux et avec des problèmes de santé, l'adoption c'est très rare et donc ils sont, disons, destinés à rester ici dans le chenil. Ce que l'on essaye de faire avec ces chiens qui sont très vieux, qui ont des problèmes de santé, c'est de leur donner la possibilité de sortir, d'avoir un contact humain. Et on essaye de. Leur donner la possibilité de se rapporter avec le plus de personnes possible, aussi à l'extérieur du chenil. Le but, c'est de leur faire passer leurs dernières années en tranquillité, disons, avec plus de contacts humains possible, plus de possibilités d'interagir, de jouer, de sortir. Far conoscere un nuovo cane a queste persone che vorrebbero adottarlo. Okay. E lo portiamo fuori a fare una passeggiata. Così iniziano a conoscersi un po' a livello caratteriale. Vedi che è molto attivo, molto vivo. Cos'è? Ciao! Sì, lui è l'avversario delle coccole. Vedi, sa stare anche con altri cani, maschi e femmine, non ci sono grandi problemi. Il percorso dell'adozione è, prima chiediamo ai futuri adottanti di compilare una scheda con i loro dati, le loro varie possibilità, più o meno il loro sistema di vita. Poi li contattiamo, parliamo un po' con loro, nel mentre cerchiamo di capire quale cane può essere buono per il loro stile di vita, glieli facciamo conoscere. Se vediamo che vanno d'accordo e la cosa può funzionare, andiamo avanti con un percorso. Ci si vede tre volte, se va tutto bene la terza volta si fa un inserimento in casa, altrimenti se hanno bisogno di qualche volta in più, senza nessun problema si può vedere 4, 5, 6 volte. E in questo modo facciamo delle ottime adozioni. Siamo riusciti a abbassare la media dei cani da circa 200 che erano in canile 4 anni fa a oggi che c'è una media di 75 cani. Je donne aussi un coup de main aux opérateurs qui s'occupent des chats. Paola qui connaît l'endroit un peu mieux que moi. Et donc je vais la suivre et lui donner un coup de main. Oh, che pesantone! Voilà! Avendo avuto un trauma alla spina dorsale, non hanno la possibilità di sentire lo stimolo e di conseguenza la vescica va a riempirsi e chiaramente va aiutato a svuotarla con una pressione che viene fatta da sotto l'addome. Si agit di una struttura sanitaria, donc presque tous les chats ont des problèmes, disons, de santé.
invece Zefiro e Mila mangiano un cibo ipoallergenico perché hanno sviluppato una dermatite atopica. Okay. Zefiro è un gattone. Le dermatiti provocano anche spesso pruriti e Mila riesce a scorticarsi notevolmente quando si gratta, per questo viene fasciata. Ok, poi abbiamo un paio di cuccioli di qua, okay. Uno sordo e uno ha avuto un problema all'occhio per cui è stato enucleato, gli hanno tolto proprio il bulbo oculare. Ah, ok. Un momentino, eh. E lui invece è sordo? E lui è sordo. Vero, Brian? Poi puliamo gli occhietti. Presa? Ah, ah, ce l'hai ancora lì? Dai, manda giù. Bravissimo. Bravo, Alfio. Voilà, ecco fatto. Eccoci. Sono positivi alla FIV, quindi sono positivi all'AIDS felino. Diciamolo bene. Esiste anche una AIDS felino? Analogamente a quello umano, causa immunodeficienza, quindi sono più soggetti a contrarre malattie. E tu, signorina, puoi mangiare lassù? Ok. Mettiamo questa traversina in modo che assorba l'urina che lei non è in grado di trattenere. E poi ci sono le apposite bretelle. Il trauma che ha subito non le permette di utilizzare il treno posteriore, quindi si trascina con le zampe. Quell'aspetto legato al fatto che perde l'urina la renderebbero sempre bagnata e sporca. Questo espediente ovvia a quell'inconveniente. Bravissima. Ecco. Tieni lì, perfetto, chiudiamo, voilà, perfetto. E adesso possiamo andarcene a spasso per il gattile. Vai, sirena. Vale. Per fortuna la sensibilità è cambiata. Io direi che al giorno d'oggi c'è molta più gente che ha una concezione dell'animale come essere vivente con dei diritti e questi diritti vanno tutelati. Portare persone qua dentro per fargli vedere come sono gli animali, il modo giusto per approcciarsi a loro, per conoscerli e fare in modo che magari fin da piccoli i bambini, le nuove generazioni, abbiano una consapevolezza diversa di quello che è il rapporto con l'animale e soprattutto il rispetto che gli è dovuto.